Di notte, l'occhio umano può vedere più di 3.000 stelle. Durante il giorno, possiamo vederne soltanto una, il Sole, la nostra stella di casa. Il Sole è la stella più vicina alla Terra. È una centrale che produce energia nel cuore del Sistema Solare, un reattore nucleare che riscalda e illumina il nostro mondo. Tutto e tutti dipendono interamente dal Sole. Nelle cattedrali dell'astronomia captiamo la sua luce e lo studiamo come se fossimo alchimisti alla ricerca dell'oro. Per i nostri antenati il Sole era un dio. Oggi la scienza ci ha insegnato a vederlo in un modo diverso. Sappiamo che la luce del Sole fornisce nutrimento per gli alberi e per le piante, che a loro volta ci forniscono cibo e ossigeno. La nostra distanza dal Sole, 150 milioni di chilometri, è perfetta affinché la vita fiorisca sulla Terra. La luce del Sole impiega 8 minuti e mezzo a raggiungerci. Perfino qui, dove il Sole è solo un puntino di luce, la sua influenza persiste. Ci troviamo su un satellite del pianeta Nettuno. In questa gelata regione, la luce impiega più di 4 ore per arrivare dal Sole, che si trova a quasi 5 miliardi di chilometri di distanza. Ma anche qui, il Sole è abbastanza potente da sciogliere il ghiaccio di questo satellite e creare enormi geyser di gas che si innalzano nel cielo. Dal Sole soffia una specie di vento, che in realtà è una corrente di particelle elettricamente cariche che arriva molto oltre i pianeti, fino più o meno a metà della distanza che lo separa dalla stella più vicina. Questo vento solare è intrappolato da un'invisibile bottiglia gigante, il campo magnetico del Sole. Anche i pianeti hanno campi magnetici. Queste sono le linee del campo di Nettuno. Agiscono come uno scudo che devia il vento solare, allontanandolo dal pianeta. Sulle comete, il vento solare ha un effetto più diretto. Poiché le comete non sono protette da un campo magnetico, le particelle che fluiscono dal Sole le colpiscono direttamente e le comete producono una tenue coda che può estendersi per milioni di chilometri. Per conoscere meglio la nostra stella, una sonda spaziale robotizzata chiamata Ulisse utilizzò la gravità di Giove per spingersi fino al Sole, sotto il piano orbitale dei pianeti. Fu una missione verso l'ignoto. Alla fine del 94, per la prima volta nella storia, una sonda aveva nel suo campo di vista il polo meridionale del Sole. La missione di Ulisse durò 5 anni. Sorvolò il polo nord solare, studiò il vento della nostra stella e misurò le enormi forze che imprigionano le protuberanze quando sorgono dalla superficie solare. Ulisse osservò quello che gli astronomi dalla Terra non potevano vedere, le linee di forza del campo magnetico, qui in azzurro, che si avvolgono e si aggrovigliano mentre il Sole ruota. Il nostro Sole ha molte facce. Noi lo vediamo abitualmente come una palla gialla di gas incandescente che ruota una volta al mese. Tuttavia, attraverso il filtro rosso dell'idrogeno, si trasforma in un globo tumultuoso in continuo cambiamento. E visto ai raggi X, si ravviva di brillanti esplosioni. Un astro estremamente energetico. Sulla Terra, di notte, le nostre città brillano come lucciole. Per alcune ore sostituiamo la luce del Sole con la luce artificiale. In realtà è la luce del Sole quella che stiamo bruciando, l'energia immagazzinata del Sole. Fu la luce solare quella che milioni di anni fa nutrì gli organismi che oggi formano i combustibili fossili che generano la nostra elettricità, il carbone, il gas, il petrolio. Per i nostri antenati il Sole era un calendario,
osservarono che ogni giorno il sole sorgeva in un punto diverso dell'orizzonte. Ma due volte all'anno, per un paio di giorni, il punto da dove sorgeva non variava. Ciò avveniva nelle date note come solstizi d'estate ed inverno, che furono fondamentali per definire le stagioni e per prevedere quando mietere e quando seminare. Quando il punto in cui sorgeva il sole si muoveva nuovamente, iniziava una nuova stagione. Quindi seguire il sole era molto utile. Oggi esistono altre ragioni per continuare a seguire il sole. Questo è un telescopio solare a Kitt Peak, in Arizona, negli Stati Uniti. Qui la luce solare viene catturata attraverso un sistema di specchi. Poi, mediante un sistema di controllo termico che evita la distorsione dell'immagine, la luce è riflessa attraverso un condotto sotterraneo. Lì gli astronomi realizzano misurazioni quotidiane. Gli specchi all'esterno mantengono stabile e perfettamente a fuoco l'immagine del Sole. L'immagine più importante è un arcobaleno. Questi sono i colori della luce del sole, il suo spettro. Quando guardiamo da vicino lo spettro, vediamo delle linee. Rivelano gli elementi chimici che costituiscono il sole e forniscono dati sulla sua temperatura, velocità di rotazione e attività magnetica. Qui c'è l'impronta caratteristica rossa dell'idrogeno. L'idrogeno è il costituente principale delle stelle, per questo motivo produce la maggior parte della luce solare, una luce che viene verso di noi a 300.000 km al secondo. Se il Sole fosse soltanto una palla di gas, il suo spettro sarebbe un semplice arcobaleno. In realtà non lo è. I gas più freddi degli strati esterni del Sole assorbono la luce dei gas più caldi sottostanti e si mostrano sotto forma di linee. Confrontando queste linee con quelle prodotte in laboratorio, gli scienziati possono identificare i diversi elementi che compongono il Sole. Ovviamente tra questi vi è l'idrogeno, che rappresenta i tre quarti del Sole, ma anche il sodio, il magnesio e il potassio. Il Sole è gigantesco, tanto grande che la Terra starebbe 100 volte nel suo diametro. Anelli di gas chiamati protuberanze formano archi nello spazio. E spesso possiamo osservare anche delle macchie solari che rivelano l'attività interna della nostra stella. Dentro al Sole c'è una fornace nucleare. Nel centro, dove l'idrogeno si trasforma in elio, la temperatura è di circa 14 milioni di gradi centigradi. L'energia prodotta si muove lentamente verso l'esterno, prima per radiazione e dopo, più vicino alla superficie, grazie a onde di convezione. Come una zuppa che bolle sulla stufa. La superficie invece è soltanto a 6.000 gradi. Più in là c'è la corona, l'atmosfera esterna del Sole, il suo alone. Siamo in Nuovo Messico, Stati Uniti. A 2.800 metri di altezza, sul picco Sacramento, troviamo un tempio moderno dedicato al Sole. Ma non si tratta di un santuario, bensì di un osservatorio che studia le macchie solari sotto un cielo pulito, senza nuvole. La sua torre cattura le immagini del Sole più nitide al mondo, che si riflettono mediante un tubo sottovuoto verso l'interno freddo della montagna. Per ridurre al minimo le perturbazioni, infatti, dal tubo è stata estratta tutta l'aria. Sottoterra, gli astronomi dirigono la luce verso una batteria di strumenti situata ancora più in basso. In questa moderna catacomba si prendono le immagini delle macchie solari, quelle enigmatiche eruzioni che appaiono ogni tanto sulla superficie del Sole. Una storia dice che nel 1610 Galileo si rovinò un occhio cercando di osservarle. Oggi, sul picco Sacramento, le osservazioni si fanno molto meticolosamente. Ora, senza pericolo per la vista, due macchie solari in bianco e nero vengono riflesse su un tavolo di osservazione. A colori, una macchia solare somiglia a un girasole. Nel centro c'è l'ombra,
che sembra nera, perché ha una temperatura inferiore di ben 2000 gradi rispetto all'oceano caldo e giallo che gli gorgoglia intorno, detto fotosfera. Accanto all'ombra c'è la penombra, una frontiera di petali simili a piume che separa l'ombra dalla fotosfera. Una macchia solare come questa potrebbe contenere tutta la Terra. Un gruppo di macchie solari di solito impiega circa 10 giorni a formarsi e 2 settimane per svanire. Alcune macchie possono durare diversi mesi. Nei periodi di scarsa attività solare non ce ne sono. Una complessa catena di macchie solari come questa può estendersi per 150.000 chilometri, metà della distanza che separa la Terra dalla Luna. Le macchie che la formano possono durare così tanto da essere osservate nel corso di varie rotazioni del Sole. Le macchie più piccole vivono appena 1 o 2 giorni. Ce n'è una al centro di questa immagine di poche centinaia di chilometri di diametro. È appena percettibile in mezzo alle bolle della fotosfera. Le macchie solari sono più fredde della fotosfera. Tuttavia, anche se coprissero il Sole completamente, questo brillerebbe ancora con grande intensità. Il numero delle macchie solari segue un ciclo di 11 anni, con un massimo e un minimo. A sinistra, un Sole senza macchie. A destra, il Sole al massimo del ciclo delle macchie. Per gran parte del XVII secolo, sulla nostra stella non comparvero macchie e l'Europa soffrì una breve glaciazione. Probabilmente esiste una relazione tra le macchie e il nostro clima. Questa è la causa delle macchie solari, il campo magnetico del Sole. Ruotando, le linee di forza del campo magnetico si attorcigliano e si avvolgono. Quando queste linee passano attraverso la superficie, la fotosfera, appaiono le macchie solari. E poiché le linee di forza sono spinte a ritornare dentro la fotosfera, si verifica un altro fenomeno. Come calamite a forma di ferro di cavallo, grandi archi di gas incandescente tracciano questi giganteschi anelli magnetici. Macchie solari a coppie svelano spesso i punti di uscita e di entrata di una linea del campo. Uno spettro solare come questo rivela l'attività magnetica attraverso una macchia solare. Qui il segno a forma di Y capovolta indica un'intensità del campo magnetico migliaia di volte più elevata di quello terrestre. Ma rimangono altre domande. Cosa succede nelle macchie solari e perché sono più fredde della fotosfera che le circonda? Le linee di forza che creano le macchie solari premono sul gas all'interno rallentandolo. Gas a minore velocità significa gas a temperature più basse e temperature più basse significano colori più scuri. Le forze magnetiche sono anche la causa della forma a petali della zona di penombra attorno alle macchie. Si estendono come limatura di ferro cosparsa vicino a una calamita. Queste macchie solari furono filmate a 2 diverse lunghezze d'onda. Qui, in luce invisibile, e qui nella luce rossa della riga alfa dell'idrogeno. Entrambe mostrano enormi archi contorti attorno alle linee di forza magnetiche. La gorgogliante fotosfera. Ogni bolla gialla è più grande dell'Italia. Sotto di esse ci tuffiamo verso il cuore del Sole. La distanza dalla superficie al nucleo è di quasi 800.000 chilometri. Al centro avviene la fusione nucleare, nuclei di idrogeno che si trasformano in elio. La fusione è prodotta da enormi pressioni e temperature. Il centro del Sole è come una bomba all'idrogeno continuamente in azione. I nuclei di idrogeno si scontrano con tale forza che si fondono e si trasformano. Ogni secondo 600 milioni di tonnellate di idrogeno si trasformano in 596 milioni di tonnellate di elio. I 4 milioni di tonnellate che mancano si trasformano in energia. Un semplice secchiello di questa materia fornirebbe il combustibile per tutta l'Europa per più di un anno, ma come se nuotasse controcorrente, ogni particella di quell'energia impiegherà più di 1 milione di anni per attraversare a zigzag tutto l'interno del Sole.
Un milione di anni per raggiungere la cromosfera, l'ardente e sottile atmosfera rossa del Sole situata al di sopra della fotosfera. Mentre l'energia è trasportata verso l'alto grazie a getti di gas, la temperatura si alza dai 6.000 gradi nella cromosfera inferiore fino a oltre 500.000 di gradi. Questa, che sembra una pinna di balena, è una protuberanza, un'eruzione di idrogeno che fluttua nella cromosfera. Eccone un'altra. Questa, in nero, è filmata contro la fotosfera, la superficie solare. È gigantesca messa a confronto con la Terra, posizionata in scala, a sinistra. Questa protuberanza sfiora la cromosfera. Come una prateria in fiamme, le protuberanze agitano il campo magnetico del Sole, estendendosi per milioni di chilometri. Molte di esse rimangono sospese, formando archi magnetici. Ma questa è la manifestazione più spettacolare della cromosfera, un flare, un'eruzione con l'energia di 10 milioni di bombe all'idrogeno. I flare espellono ingenti quantità di materia a milioni di chilometri l'ora. Particelle cariche di energia, la fonte principale del vento solare. L'altra fonte soffia da qui, dalle esplosioni che avvengono nella corona, l'atmosfera esterna del Sole. Come un irrigatore da giardino, il vento solare sparge verso i pianeti un'intensa corrente di particelle elettricamente cariche. Raggiungono la Terra in circa un giorno, ma sono deviate in gran parte dalla nostra magnetosfera, ad eccezione che nei poli magnetici, dove le particelle penetrano spiraleggiando. Esse formano due corone ovali che circondano i poli magnetici nord e sud. Quando le particelle reagiscono con la nostra atmosfera superiore, provocano un fenomeno spettacolare, le aurore. Nell'emisfero nord sono chiamate aurore boreali, nell'emisfero sud aurore australi. Da tempeste magnetiche a tempeste di tuoni e di nuovo torniamo a notare l'influenza del Sole. Questi temporali sono causati dalle cariche elettriche che si formano nell'atmosfera quando l'aria calda si alza. Ogni secondo, 1.000 temporali sulla Terra producono un centinaio di lampi. Il Sole controlla il nostro clima. L'aria calda che si alza dall'equatore si muove verso i poli. Alle medie latitudini, essa si incontra con l'aria fredda che arriva in senso contrario. Da questa confluenza si formano i fronti e le basse pressioni meteorologiche. I venti non soffiano direttamente da nord a sud, perché vengono deviati dalla rotazione antioraria della Terra. Questo è lo strato di ozono, il gas che ci protegge dalla pericolosa radiazione ultravioletta del Sole. Sopra l'Antartide si è aperto un buco. Forse è causato dalle emissioni industriali di CFC, i clorofluorocarburi. Il buco ci avverte di quanto sia fragile la nostra relazione con il Sole. Un'ombra si muove sulla Terra. È l'ombra della nostra Luna, che passa direttamente davanti alla nostra stella. Siamo di fronte a un'eclissi solare totale. Il giorno si trasforma in un misterioso crepuscolo. In tutto il mondo, gli astronomi dirigono la loro attenzione verso questo evento. Eccolo, il fenomeno conosciuto come anello di diamanti, che si produce con gli ultimi raggi del Sole prima che questo sia completamente coperto dalla Luna. Durante pochi e preziosi minuti, la corona esterna del Sole si mostra in tutto il suo splendore,
stiamo vedendo un alone di particelle di idrogeno che si estende per milioni di chilometri nello spazio. Il bagliore che la corona diffonde è circa pari a quello della luna piena. È una coincidenza sorprendente che la luna durante un'eclisse totale copra esattamente il sole. Tuttavia gli astronomi non devono aspettare che si produca un'eclisse totale per studiare la corona. Nei Pirenei francesi possono fabbricare le proprie eclissi. Dentro a questa cupola è stato installato un coronografo, un dispositivo inventato dagli astronomi solari verso il 1930. Si inserisce un disco opaco nel telescopio per simulare un'eclisse totale. Oggi, quando lo desiderano, possono osservare e registrare gli eventi che accadono sulla superficie del Sole. In questa sequenza di immagini, utilizzando lo stesso metodo, vediamo protuberanze di gas crescere e svanire come fossero onde su una spiaggia. Visto ai raggi X, il Sole è una sfera enorme di energia. Le aree bianche sono le enormi esplosioni che alimentano continuamente la corona. La nascita del Sole potrebbe essere stata innescata dall'onda d'urto di un'altra stella esplosa circa 5 miliardi di anni fa e una nube di gas e polveri che ruotava su se stessa si addensò sempre di più. Dentro la nube c'era tutto il materiale necessario per formare il Sole e i pianeti. Mentre la nuvola si addensava, incrementava la propria gravità. Un'enorme concentrazione di materia che collassava su se stessa. Il materiale più denso nel centro si riscaldò moltissimo, dando inizio alle reazioni nucleari. Tra mulinelli di materia si formarono i pianeti del Sistema Solare. Oggi il Sole ha un'età media. Tra 4 o 5 miliardi di anni comincerà a esaurirsi l'idrogeno. Ci sarà un graduale cambiamento di colore e il Sole comincerà a espandersi. Mercurio e Venere verranno ingoiati. Gli oceani della Terra cominceranno a bollire. Il Sole si trasformerà in una stella gigante rossa che avidamente consumerà il poco combustibile rimasto. Tuttavia, anche se la vita dalla Terra sparirà, forse potrà svilupparsi in qualche altro luogo. In orbita attorno al lontano Saturno c'è un satellite chiamato Titano. Nonostante ora sia completamente congelato, dispone di una chimica ricca che potrebbe sviluppare la vita. Riscaldato dalla gigante rossa, Titano potrebbe cominciare a vivere, ma solo per un breve periodo di tempo. Quando tutto il suo combustibile terminerà, il Sole collasserà su se stesso lentamente. Si trasformerà in una nana bianca, un cadavere stellare non più grande della Terra. Ma in questo processo ci sarà un gran finale. Lo strato gassoso esterno del Sole sarà emesso sotto forma di nebulosa nella galassia. Un anello di fumo cosmico, un monumento alla stella che ci diede vita.